dai, oggi buongiorno a tutti. Allora, siete più riposati? Sì, decisamente. Il fuso ormai ce lo siamo mangiati. Perfetto. Oggi loro andranno a Nara, mentre io andrò a Kurame, su in mezzo ai monti. Auguri, Marco. Io andrò in mezzo alle montagne, non farò i percorsi naturalistici che volevo fare, però vabbè, sono stanco, non c'ho voglia, però andrò a fare terme. Ma dopo. Bene. Ciao. Sono in attesa del treno dentro la stazione Keihan, vicino al nostro ostello, per andare a cambiare il treno per Kurama a Demakiyanaiji. Gli altri li ho già abbandonati, quello che vedete alle mie spalle, questo qui che sembra al 9000, in realtà è il coso dell'antincendio. Ci sentiamo tra... The next station is Kibuneguchi, station number P16. Teoricamente per fare il giro che volevo fare bisognava scendere alla prossima, ma oggi ho deciso vado fino al capolinea. Comunque guardate che bella linea elettrica. L'unico occidentale su questo treno diretto a Kurama. Se si scendeva alla stazione prima di Kibuneguchi si poteva percorrere 2 chilometri e arrivare in un altro piccolo paesino per poi valicare la montagna a piedi. Ho deciso di non farlo per il semplice motivo che non avevo troppa voglia. Me lo riservo per un momento migliore come l'autunno o la primavera, se mai riuscirò a venirci. Comunque è veramente comodo venire con questo treno fin quassù. In meno di 40 minuti si è arrivati praticamente dal centro di Kyoto in montagna. Quella che vedete alle mie spalle è la porta di accesso al Kuramadera. Questo che vi sto inquadrando adesso è un ristorante buddista, totalmente vegetariano, mentre quella che state vedendo adesso è l'immagine sulla vallata. Non male come posto, anche se è comunque stranamente caldo. Quello che state guardando è il plastico di tutta l'area. Partiti da Kurama, dove ero prima la stazione, si sale su fino al tempio, la strada che sto percorrendo. Sono 800 metri di strada, più si valica la montagna e si scende giù dall'altra parte fino a Kibune, dove sarebbe meglio fare il percorso inverso partendo da Kibune fino a Kurama. Come avete potuto vedere, ho un po' barato. Sono salito con il trenino dei monaci, pagato 200 yen, poi scenderò di nuovo a piedi. Invece, zona bellissima, non pensavo che comunque quasi 500 metri d'altezza ci fosse ancora una cappa di afa e di caldo così. Molto meglio che comunque a Kyoto centro adesso. Ho deciso di addentrarmi un po' nel percorso verso Kibune. Come potete vedere, per il momento è ben fatto, si segue bene, non è troppo difficile, sembra più una passeggiata che altro. L'unica cosa, il 23 di luglio, quindi meno di 2 settimane fa all'incirca, è stato avvistato un orso nella zona, quindi fanno richiesta di non andare in giro da soli o nel caso di tenere musica a radio accesa in modo da far allontanare preventivamente l'orso e non ritrovarselo eventualmente in faccia. Anche qui ho fatto bene a questo punto a decidere di non percorrere tutto il sentiero, anche se comunque avete visto qualche già. Giusto una breve considerazione,
mentre cammino all'interno di questo percorso, un po' ripido, ma va bene. Non vorrei fare la fine riguardo all'orso di Leonardo DiCaprio in Revenant. Meglio evitare, direi. Cosa ne pensate voi? Quello alle mie spalle è il tempietto più in alto nel percorso tra Kurama e Kibune. Per l'esattezza sono nel punto più alto, quindi a 1200 metri da Kibune, di strada ovviamente, non sono neanche a 500 metri d'altezza più o meno, e a 1500 metri, quindi a 1,5 km da Kurama. Quindi adesso mi appresto a ridiscendere questo percorso in questa natura molto fresca, molto tranquilla, in cui c'è veramente pochissima gente. Credo che sia qualche migliaio di punti sulla tabella della giapponesità. Se lo facevo tutto il percorso erano milioni di punti probabilmente, come direbbe il Baka-san. E molto bello però, veramente, lo consiglio a tutti di venire a vedere. Sto infine scendendo dal Kuramadera. Come avete potuto vedere, ho anche suonato una campana del tempio alla faccia tua, Baka-san. E adesso mi fermo, visto che è quasi mezzogiorno, a mangiare in quel ristorantino buddista dove è tutto vegetariano. Vediamo che cosa hanno di buono. Penso che le riusciate a vedere queste bellissime carpe giganti tipiche del Giappone. Diego, queste devi pescare! Sono dentro lo Yushiji, ristorante buddista vegetariano, e questo è il mio pasto di oggi. Non so minimamente cosa sia, il locale è molto bello, costa 1600 yen. Quella che state vedendo è la struttura del Kurama Onsen. Onsen all'aperto che ho appena fatto, mi sto gustando una bibita tropicale, diciamo così. Costo 1000 yen più, se volete, 200 yen per avere la towel, mini towel, che potrete tenervi. Fare un onsen all'aperto, sinceramente, secondo me non ha prezzo, soprattutto in una vallata come questa, e lo consiglio. Sono da poco passate le due, sto ritornando verso Kyoto e è stata una giornata molto bella qui a Kurama. Stiamo per arrivare alla stazione di Kibuneguchi, per arrivare nell'altra vallata dove avrei svalicato. Un posto da visitare, assolutamente. Adesso sono di nuovo a Kyoto, all'interno dell'area del Ogashi Hoganji. Nel 2013 e anche nel 2009 questo tempio alle mie spalle era ancora in restauro, quindi non l'avevo ancora visto. Oggi lo vedrò di nuovo insieme a quello piccolino e la gigantesca porta di accesso. Finalmente sono rientrati gli altri disgraziati da Nara. Mi hanno portato una bibita, l'ho tenuta coperta perché non voglio sapere. Farò un assaggio come si fa qua in zona. Allora, l'odore sembra una Big Bubble. Praticamente sì. Sembra una Big Bubble, però il colore è giallo, lontanamente di arancio forse, non lo so, ma è fintissimo il gusto, cioè il colore è finto, l'odore anche. Sentiamo un po', è lievemente gasato, sento ancora il gusto della Big Bubble, le papille gustative si sono un po' fritte. Per il resto sentiamo un'altra volta perché veramente non ci ho capito un cacchio. Ma ce n'è uno con del tonno. Alla fine siamo finiti a mangiare sushi. Se ne
abbassa un altro di quel tono così lo sorprendi. Guardiamo le facce felici. Noi siamo qui a Kyoto, nella via delle Geishe, c'è il fiumiciattolo con il R, grandi macchine appoggiate lì, macchina un po' tamarra, stanno facendo servizio fotografico e questa è la via delle Geishe.